Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con una nuova recensione dove andremo a vedere il Batcycle di Batman, targato McFarlane della serie animata. Quindi concludiamo questa wave, questa prima wave di Batman. Abbiamo già visto i quattro personaggi più il quinto che abbiamo montato. In caso vi foste persi i video vi lasciamo nella playlist dedicata in fondo a questa recensione. Oggi andiamo a vedere la Batcycle. Allora, questa è la scatola, vediamo dietro l'immagine della moto montata con Batman sopra. Ovviamente Batman è quello che abbiamo già recensito, non lo troviamo all'interno di questa confezione. Qui troviamo l'immagine tratta dalla serie animata e davanti vediamo la nostra finestra con all'interno la moto e gli accessori. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare, però, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. E ricordavi che qualora voleste potete abbonarvi anche voi al canale con l'apposito tasto qui sotto abbonati, oppure potete usare le super chat mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Ok, ecco la nostra moto fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata innanzitutto alle misure. Abbiamo una lunghezza di circa 23 centimetri e una larghezza 7 centimetri. Allora, questa è la moto, è tutta di plastica, tranne le ruote che sono in gomma, ovviamente girevoli, per fortuna. Qui si vede anche poco la ruota, è tutta praticamente ricoperta dal cerchione in questo blu metallizzato. La ruota può anche ruotare, ma non possiamo farlo con il manubrio, possiamo farlo solamente con le dita. Abbiamo il cupolino in plastica trasparente, azzurra, con questa sfumatura bianca qui davanti, che si poteva anche evitare, però vabbè. Davanti abbiamo il cruscotto con questo pipistrello. La moto è totalmente nera, tranne alcune parti blu, come possiamo ben vedere. Cerchione bianco e blu fisso. Qui abbiamo il poggiapiedi di Batman. E dall'altro lato la stessa identica cosa. Allora, sotto abbiamo un pulsante. Qui abbiamo il vano batteria. Il pulsante che se andiamo a schiacciarlo si accendono le luci qui sul cruscotto, qui davanti e dietro, rossa. Faccio vedere la differenza accesa e spenta, magari con la luce non si vede, così è spenta, così accesa. Quindi abbiamo anche l'effetto luce che non è male, dai, ci sta. Allora, qui abbiamo il nostro Batman che abbiamo già visto nei video precedenti, che poi sarà colui che monterà questa moto. Come possiamo ben vedere, abbiamo il mantello in stoffa apposta in teoria e l'articolazione delle gambe che ci permetterà poi di posizionarlo bene sulla moto. Allora, cominciamo con gli accessori di questa moto, che sono la carta, quindi la carta apposta per la moto. Poi abbiamo la seconda testa di Batman, bocca disegnata, occhi bianchi, con il casco praticamente, il casco della moto, ovviamente con la sfumatura blu che non deve mai mancare. E poi abbiamo la basetta per la moto, che è praticamente un pezzo di plastica grigio, dove all'interno mettiamo questo pezzo che poi appoggeremo la ruota della moto dentro, basculante, e ci appoggiamo praticamente la moto sopra. Ok, ecco le nostre valutazioni finali. Allora, diciamo che fa la sua figura. Questa moto non è malaccio, fa comunque, una volta messa accanto a Batman, fa la sua figura. Però la qualità, ragazzi, siamo lì. Cioè, diciamo che è proporzionata a tutta la wave. Cioè, ci sono sbavature un po' qua, un po' là, plastiche
di qualità proprio bassa bassa. Diciamo che anche la basetta non è che mi abbia lasciato proprio un pezzo di plastica grigio. Potevano anche magari, non so, scriverci qualcosa davanti sulla targhetta. C'è proprio lo spazio apposta che sembra essere una targhetta, ma non c'è scritto niente. Potevano fare un effetto un po' anche di strada, non lo so, impegnarsi un pochettino, però non l'hanno fatto con le figure, figuriamoci se lo facevano per la basetta della moto. Molto simpatico il fatto delle luci, quello è stato davvero bello, quindi a mio avviso l'acquisto è consigliato se state comprando la Wave oppure Batman con la moto, allora sì. Ma se vi aspettate un oggetto di qualità, no. Quindi vedete voi, insomma, queste sono le mie valutazioni. A mio avviso tutta la Wave è bocciata, cioè proprio McFarlane ha fatto un grosso buco nell'acqua. Speriamo che con la seconda si riscatti. Ho già visto alcuni nomi per la seconda Wave, non sono ufficiali, quindi non ne parlo, perché tanto non sappiamo ancora, finché non escono le ufficialità da McFarlane non ci penso nemmeno. Però comunque, in caso dovesse uscire una seconda Wave, noi saremo qui a dare le nostre valutazioni. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo Dario per l'acquisto e per averci permesso la recensione. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!